Ciao a tutti Marvel fans, l'ultima volta ci siamo lasciati con il riassunto di The Falcon and the Winter Soldier, ma oggi vedremo i punti di domanda che ci ha lasciato la serie. Inizierei subito da Sharon Carter, ovvero Power Broker. Questo personaggio ha avuto un cambiamento davvero drastico. Infatti Sharon l'ultima volta che l'avevamo vista era in Captain America Civil War, quando ha dato una mano a Steve Rogers. Abbiamo capito che lei non è stata blippata, a differenza di quello che c'era stato mostrato in Avengers Endgame. Quindi, dopo gli avvenimenti di Civil War, lei si rifugiò a Madripoor creandosi questa sorta di impero. Ma facciamo attenzione un attimo però, perché in una scena Zemo dice di conoscere Power Broker, però di non averlo mai visto. A questa frase ribatte anche Bucky dicendo di conoscere anche lui questo nome. Quindi la domanda mi sorge spontanea: Sharon Carter è davvero Power Broker? Perché se lei si è rifugiata a Madripoor nel 2016, sicuramente ci saranno voluti un paio d'anni per prendere il controllo e il potere. Facciamo un'ipotesi. Mettiamo il caso che Sharon Carter è diventata Power Broker nel 2018 e gli anni successivi li ha utilizzati per far crescere il suo potere. E fin qui potrei dire che va tutto bene, visto che sono passati all'incirca 7 anni. Ma il vero problema è come Bucky e Zemo facciano a conoscere Power Broker, visto che dal 2016 in poi rispettivamente uno era ibernato in Wakanda e l'altro era in prigione. A meno che questo non sia un errore di sceneggiatura, la risposta a questa domanda potrebbe esistere. Ovvero che Power Broker è sempre esistito e Sharon Carter, quando si è rifugiata a Madripoor, lo ha ucciso così da prendere poi il suo posto. Ma con la scena dopo i titoli di coda dell'ultima puntata, molta gente ha pensato che Sharon Carter è uno Skrull. Questo pensiero potrebbe starci, visto che il prossimo anno arriverà Secret Invasion. Anche se, secondo me, non sarà così. Perché dopo tutto il cambio drastico che ha avuto il personaggio di Sharon Carter, far vedere che poi è uno Skrull sarebbe una storia buttata via. Al contrario di quello che è successo a Nick Fury e Maria Hill in Spider-Man Far From Home. Visto che durante tutto il film non abbiamo assistito a qualcosa di eclatante o di sconvolgente nella vita di Maria e di Nick. Infatti, quando abbiamo scoperto che erano degli Skrull, non abbiamo perso nulla. Skrull a parte, dobbiamo dire alcune parole su Valentina Allegra della Fontaine. Come già detto, questo personaggio doveva apparire per la prima volta in Black Widow, ma come sappiamo film e serie sono stati posticipati. Quindi questa doveva essere la seconda apparizione della Fontaine. Forse nel film solista della Vedova Nera capiremo meglio i suoi intenti, anche se si dice che potrebbe creare i Thunderbolts. Questa cosa potrebbe essere anche vera, perché nella scena in cui John Walker diventa US Agent, lei dice che a loro non serve Captain America. Quindi ci fa capire due cose: uno, che non è sola, e due, che questa sorta di squadra lavora in una zona grigia, quindi né bene e né male. Un'altra domanda che si fanno in molti è se faranno mai Captain America 4. Abbiamo visto di recente l'ultimo teaser della fase 4 del Marvel Cinematic Universe e in questo elenco manca la sua presenza, ma semplicemente potrebbe essere il primo film della fase 5. Ma avrebbe senso farlo come film? Io sinceramente continuerei sulla scia della serie TV, perché ho paura che facciano un film solo perché il pubblico lo richiede. Una cosa simile è successa in WandaVision, quando dovevamo vedere il famosissimo ingegnere aerospaziale. Il pubblico voleva talmente tanto Reed Richards che alla fine la scena è stata tagliata per non deludere i fan. Quindi speriamo che non facciano questo Captain America 4 solo perché hanno fretta, perché la serie è andata davvero bene ed è stata apprezzata da tutti quanti. Si conclude così quindi il viaggio con The Falcon and the Winter Soldier. Fatemi sapere come la pensate nei commenti, se volete avere un film su Captain America 4 oppure che continui con la serie TV. Ditemi se Sharon Carter è veramente uno Skrull secondo voi e se Valentina Allegra della Fontaine sta creando davvero i Thunderbolts. Infine vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video.